Benvenuti alla prima puntata di Cinema Re, la nuova rubrica settimanale sul cinema in Sardegna. Nella nostra sigla avete visto scorrere le immagini quasi espressioniste di un film del 1929, La Grazia di Aldo De Benedetti, tratto dalla novella Di notte di Grazia Deledda. Il film è stato recentemente restaurato e pubblicato dall'Unione Sarda in un DVD con le musiche originali fantastiche del maestro Romeo Scaccia. Sarà la nostra sigla, la sigla che ci accompagnerà durante tutte queste puntate. Cinema Re. Abbiamo scelto questo titolo perché racconta in qualche modo il periodo che stiamo vivendo, un periodo di regalità del cinema in Sardegna, sia per la nascita di nuovi talenti artistici, registi, professionisti del settore, ma anche per una rinnovata attenzione delle istituzioni e delle case cinematografiche nei confronti della Sardegna vista come un set a cielo aperto. Ma entriamo subito nel vivo della trasmissione. Nel corso di queste puntate ci occuperemo di tutti gli elementi fondamentali per la nascita di un film. Montaggio, sceneggiatura, fotografia, storyboard, tutti quegli elementi che danno vita a un film. Questa puntata di oggi è dedicata alla sceneggiatura. La sceneggiatura, possiamo dire, è l'architettura iniziale di un film, è il progetto base attraverso cui si costruisce poi e si dipana tutto il film. Si parte da un'idea sempre, un'idea originale, può essere tratta dalla realtà, da un fatto di cronaca, da un fatto storico o semplicemente da un fatto di fantasia. Comunque bisogna avere questa idea originale e trasporla in un soggetto. Il soggetto non è altro che il racconto sintetico della trama del film, quello che si vedrà nel film e come lo si intende realizzare. Non è ancora la sceneggiatura, ma è l'inizio, quello che ci dà un'idea più precisa di quello che sarà il film. Ma cerchiamo di capire attraverso una scheda filmata realizzata con i disegni di Sean Scaccia che cos'è la sceneggiatura. La parola sceneggiatura deriva dal greco skene, ovvero tenda, schermo, diventato poi scena. Non è altro che la descrizione puntuale delle sequenze che devono essere girate per la realizzazione di un film. Lo sceneggiatore è quindi colui che, partendo da un'idea originale, materiale già esistente come ad esempio un romanzo o un fatto realmente accaduto, lo rielabora in una sceneggiatura. Come sappiamo, il cinema è fatto da tante figure professionali che concorrono alla riuscita dell'opera, come attori, tecnici, macchinisti, scenografi, direttore della fotografia. Fate caso ogni tanto alla sfilza di nomi che compaiono alla fine di un film. Ci dà l'idea della complessità del lavoro che sta dietro l'industria cinematografica. È un lavoro di squadra, coordinato e diretto dal regista, che sovrintende tutte le fasi del film, interpretando la sceneggiatura come un direttore d'orchestra interpreta la partitura. La sceneggiatura è il film nella sua versione scritta. A scriverla può essere il regista stesso o uno sceneggiatore, ma al regista è data comunque l'ultima parola e può adattare la sceneggiatura durante tutte le fasi di lavorazione. Ricordate la famosa scena dell'americano a Roma in cui Alberto Sordi, straordinario attore comico, dà vita a un testo esilarante e totalmente improvvisato? Se andiamo a leggere la sceneggiatura originale, vi era solo una sommaria annotazione che diceva: Sordi rientra a casa, gag sul cibo in tavola lasciato dalla mamma. Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, maccherone. Io me ne magno. In questo caso, la vis comica di Sordi ha la meglio sulla sceneggiatura. Ma tranne i casi particolari come questo, un film ha sempre alla base una sceneggiatura che nella sua stesura definitiva può e deve essere condivisa da tutti i partecipanti al film. La sceneggiatura di solito ha due versioni. La prima con la divisione del film in scene e il testo dei dialoghi, la seconda che si usa sul set e contiene anche notazioni tecniche riguardanti le inquadrature, i campi e i movimenti macchina. Questa è detta sceneggiatura tecnica. In America è molto usato lo storyboard, dove le scene e le inquadrature vengono disegnate come in un fumetto. Lo scopo è quello di ottenere la massima definizione possibile per ogni scena girata. Questo perché negli Stati Uniti il cinema è concepito come una vera e propria industria che non ammette dispendiose variazioni dal progetto originale. Eisenstein, il regista russo padre del moderno montaggio,
prediligeva invece una sceneggiatura asciutta, dettagliata, ma priva di qualsiasi appesantimento tecnico. Da allora ad oggi, quanti film e quante sceneggiature, e tante le sceneggiature che non sono mai diventate film, in un mare di idee, visioni, intrecci e storie, che sono linfa per la nascita del linguaggio del cinema. In questa scheda abbiamo visto cos'è la sceneggiatura, ma cerchiamo di andare più a fondo e scoprire con l'aiuto di Enrica Nedda, curatrice della trasmissione, come lavora oggi una giovane sceneggiatrice. Antonia Iacarino è napoletana, ma da moltissimo tempo vive a Cagliari, è uno dei pochi sceneggiatori che abbiamo in Sardegna, anzi forse è l'unica donna sceneggiatrice. Ha iniziato la sua carriera con il premio Solinas, giusto? Ci puoi parlare di quell'esperienza? Sì, sono state due esperienze nel 95 e nel 97, vabbè, il premio nel 97, la menzione speciale nel 95. Poi vabbè, non se ne è fatto un film di entrambi i copioni, però sono partite delle esperienze lavorative interessanti con Rulli e Petraglia, con cui ho cominciato a lavorare subito dopo sulla base di quei copioni del Solinas. E poi vabbè, abbiamo proseguito con il corso Rai per sceneggiatori e ho cominciato a lavorare per la TV e poi è venuto un po' il cinema. Come lavori normalmente? Ecco. Non c'è mai un'unica modalità. Nel caso di Jimmy è successo questo, che Enrico mi ha contattato avendo già in mente di trarre dal romanzo di Carlotto, Jimmy della collina, un film. E aveva già steso un soggetto con Massimo e poi va bene l'impossibilità di portare avanti il progetto con Massimo perché troppo occupato, giustamente lo sappiamo che Massimo Carlotto è molto occupato, allora ha chiamato me perché gli dessi una mano. E da allora abbiamo cominciato, vabbè, ho letto il libro naturalmente, però abbiamo cominciato soprattutto ad andare nei luoghi in cui dovevamo ambientare il film, e quindi il carcere minorile di Quartucciu e la comunità di recupero di Don Ettore Cannavera. E quindi abbiamo soprattutto scritto traendo il materiale dalla realtà, dalle realtà con cui ci trovavamo a confronto. Abbiamo preso moltissimi spunti proprio da storie e personaggi reali. Naturalmente poi si filtra tutto, non c'è mai un portare nel film così un blocco di realtà senza filtro, questo è normale. C'è sempre una drammaturgia alla base che poi va rispettata. Tu andavi anche sul set? Sì, sì, sì. Sì, e quindi la sceneggiatura che ha utilizzato Enrico per girare è proprio quella che hai scritto tu, oppure lui l'ha arricchita con le indicazioni dei movimenti della macchina, eccetera? Cambiano tante cose. Beh, dipende anche lì, credo, dai vari contesti, perché ogni film ha la sua storia, però è normale che sul set cambino tante, tante cose. Non si prende mai la sceneggiatura e si gira così come è scritta. Questo si fa in televisione, per esempio. Fermo! Mi hanno dato 3 anni. In apertura abbiamo parlato della stagione favorevole che sta vivendo oggi il cinema in Sardegna. Ma cerchiamo di capire qual è il ruolo della regione sarda e che cosa significa avere oggi una legge sul cinema. Il 6 gennaio 2002 l'Unione Sarda pubblicò una lettera inviata da un gruppo di registi sardi al presidente della giunta regionale Mauro Pini. L'articolo era intitolato 16 cineasti, facciamo film e diamo lavoro. Si trattava in sostanza di un appello alle istituzioni politiche affinché la parola cinema, sino a quel momento assente, venisse finalmente riconosciuta nella legislazione sarda. Allora Gianfranco, al tempo vi siete sentiti in dovere di scrivere questa lettera, i politici non vi ascoltavano per nulla. Ma più che non ci ascoltavano era far presente una mancanza che in tutte le leggi regionali dove si parlava di cultura, teatro, musica e arte non si parlasse mai della parola cinema, per cui era un po' la voglia di esistere con la consapevolezza che qualcosa stava succedendo, perché molti registi nati in Sardegna che raccontavano la Sardegna avevano avuto un certo riscontro in campo nazionale, per cui ci sembrava giunto il momento di maturazione, perché la Sardegna
Sardegna si dotasse di una norma sul cinema. La giunta rimase sorda all'appello e da quel momento si susseguirono numerose riunioni fra tutti gli operatori del settore al fine di elaborare una proposta di legge da sottoporre al Consiglio regionale. Addirittura si formò un coordinamento cinema che si contrappose a un comitato degli autori sardi. Dopo anni di sordità politica sotto la giunta Soru, la professoressa Giovanna Cerina, con l'aiuto di un comitato di esperti del settore, preparò una proposta di legge che, dopo numerose traversie, una clamorosa battosta in consiglio e successive modifiche, finalmente il 20 settembre di quest'anno è stata approvata dal Consiglio regionale. Sono stata sollecitata da alcuni giornalisti che mi hanno detto: guarda che sono depositate delle leggi che la legislatura precedente aveva elaborato e vari schieramenti politici. Non lasciar perdere questa esperienza. La legge sul cinema prevede all'articolo 5 anche la concessione di contributi a favore delle sceneggiature. Siamo qui di fronte all'assessorato cultura e cerchiamo di trovare qualcuno che ci spieghi come concretamente si possono ottenere i contributi. Abbiamo trovato l'ufficio giusto, la Film Commission. Parliamo sempre di sceneggiatura, sono previsti contributi all'articolo 5 anche per le sceneggiature, ma vorremmo capire a favore di chi, di quali soggetti sono previsti questi contributi. Questo articolo di legge prevede che questi contributi siano concessi a società di produzione e imprese individuali nella misura di 50.000 euro come massimo e che dovrebbero coprire il 60% delle spese legate alla sceneggiatura. Nel caso si tratti di opere che riguardano anche i diritti letterari, il contributo viene innalzato fino a 80.000 euro. Quindi non ogni singolo individuo, ogni singolo scrittore o sceneggiatore può presentare una domanda, deve in qualche modo avere una società di produzione dietro. Esattamente. Ecco, i criteri per la selezione sono sempre quelli previsti dall'articolo 12, del quale parleremo poi nella puntata della produzione. Invece è interessante qua precisare che chi selezionerà le sceneggiature sarà sempre la stessa commissione tecnica artistica che selezionerà anche le produzioni, giusto? Sì, per la quale ci sarà sicuramente una delibera dell'assessoriale che dovrebbe nominare questa commissione. Quando si potrà iniziare a presentare le domande secondo lei? Dico ai giovani: cominciate a studiare il vostro progetto, cominciate a studiarlo e a pensare di presentarlo entro l'anno, anche se la legge non è immediatamente... Entro l'anno 2007 ovviamente. No, entro l'anno 2006. E anche se la legge non è ancora operativa, questo lancerà un segnale alla regione perché si affrettino, perché le esigenze sono maturate. Naturalmente parleremo ancora di questo fondamentale strumento della legge sul cinema. Parliamo di cinema, ma siamo in televisione, quindi rispettiamo le sue regole, spazio alla pubblicità, ma restate con noi perché subito dopo a parlarci di cinema sarà il regista Giovanni Colombo. Ancora insieme con Cinema Re, stiamo parlando di sceneggiatura, la prima fase di elaborazione di un film. Incontriamo adesso un regista molto importante per la Sardegna, Giovanni Colombo. Ha realizzato numerosi film, ricordiamo Arcipelaghi, Visos e tante altre produzioni. In questa intervista ci racconta la genesi di un film, un'opera ambiziosa che sta scrivendo su Gesù. Il titolo è Sul Re. Trae spunto dalle Sacre Scritture e cerca di dare una visione simultanea dei quattro Evangeli. Ho trovato pochi giorni fa il frammento che mi aveva ispirato questo lavoro sul Vangelo. Parliamo di 15 anni fa, o forse anche più. Ed è una tavola sinottica nella quale sono riportati alcuni frammenti dei diversi Vangeli. Leggo un passaggio. Matteo: ora Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, emise lo spirito. Marco: avendo emesso un grande grido, spirò. Luca: e disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. E ciò detto, spirò. Giovanni: disse: è finito. Reclinato il capo, rese lo spirito. Ecco. Questa tavola sinottica
mi aveva rivelato l'estremo interesse e l'estrema modernità di una trattazione che riprendesse i passi paralleli dei quattro Vangeli. E devo dire che questo tipo di rappresentazione mi aveva fatto pensare non solo al Rashomon di Kurosawa, in cui quattro testimoni raccontano lo stesso fatto, lo stesso delitto in quel caso, ma mi ha fatto pensare a Andy Warhol, cioè a quattro rappresentazioni, in questo caso sostanzialmente convergenti e tuttavia caratterizzate da toni, da colori, da sfumature leggermente diverse. Ecco, forse proprio a partire da questo è andata avanti poi una ricerca che è durata anni, che è passata attraverso lo studio di una quantità di libri, innanzitutto i testi fonte e poi tutti i commenti sul Vangelo, sulla loro interpretazione, e i riferimenti all'iconografia, a quella soprattutto medievale e rinascimentale, che a differenza del cinema ha affrontato il tema della trasposizione, e fino a pervenire alle tante sceneggiature che rimandano l'una all'altra, approfondendosi, in certi casi rivoluzionandosi. Ecco, e quindi in sostanza svolgendo un lavoro che probabilmente andrà avanti fino al momento della messa in scena. Probabilmente anche allora sul campo, come a contatto con le situazioni e gli interpreti reali, questa sceneggiatura continuerà a subire dei cambiamenti. La testimonianza di Giovanni Columbu ci ha fatto capire quanto difficile sia il passaggio tra testo e immagine, come ci sia un vero e proprio percorso per arrivare alla sceneggiatura. Lo storyboard non è altro che le immagini e il testo insieme in una sorta di fumetto. E Beppi Vigna è un autore che si muove proprio al confine tra questi linguaggi, scrittura, sceneggiatura e fumetto. È autore di numerosi personaggi dei fumetti, tra cui ricordiamo proprio Nathan Never. Ha scritto sceneggiature per Topolino, Zagor, Dylan Dog. Ma si occupa anche di cinema, infatti ha firmato la regia di diversi cortometraggi e ha scritto sceneggiature per veri e propri film. Sentiamolo in questa intervista di Enrica Nedda, il confine tra cinema e fumetto. Il linguaggio della scrittura, Beppi, in che modo si distingue nel cinema e nel fumetto? Ma diciamo subito che il cinema e il fumetto, per quanto riguarda la sceneggiatura, sono due mezzi espressivi abbastanza vicini. Le sceneggiature del fumetto e del cinema si assomigliano molto. Chiaramente sono due linguaggi differenti. In particolare nel cinema ci sono i movimenti di macchina, c'è il movimento che nel fumetto non esiste. Diciamo che la sceneggiatura di un fumetto assomiglia molto a uno storyboard per il cinema, quindi sono due mezzi molto, molto vicini. Io in particolare, quando mi capita di scrivere una sceneggiatura per un film che non sarò io a dirigere, non mi curo troppo di così precisare certi dettagli, mentre invece quando devo poi dirigere una scena che ho scritto, allora ecco lì mi preoccupo di definirla nei minimi dettagli e realizzo anche lo storyboard in sede di preparazione della ripresa, perché credo che in questo caso lo sceneggiatore, il regista, deve avere perfettamente chiaro come si deve svolgere la scena, quindi prevedo tutti i movimenti di macchina, tutta la posizione degli attori, della macchina da presa, e quindi c'è anche il rapporto molto stretto col direttore della fotografia, che deve realizzare il tipo di luce che è prevista per quella scena. Per fare cinema, per conoscerne il linguaggio, bisogna sicuramente fare una scuola. E noi di Cinema Re vi daremo una sintesi delle lezioni di Circus, un importante appuntamento che si è tenuto a Cagliari, organizzato dall'associazione Cagliari in cortometraggio. Naturalmente vedremo dei brevi estratti. Hanno partecipato a questo seminario i più importanti nomi del cinema italiano. In questa puntata dedicata alla sceneggiatura seguiremo tre insegnanti della scuola di Circus,
Chiara Balestrazzi, sceneggiatrice, Giovanni Ferrara, insegnante al Centro di Cinematografia Sperimentale di Roma, e Antonello Grimaldi, noto regista sardo. Ricordatevi che comunque la sceneggiatura è una cosa che è letta, eh? È letta in modo immaginifico, cioè quello che io vedo proiettato già sullo schermo, per questo devo essere preciso nel descrivere i movimenti, come è vestito un personaggio, che età, eccetera, eccetera. Perché è come se io raccontassi ciò che vedo già sullo schermo della mia storia. Quindi possibilmente deve essere gradevole alla lettura e allo stesso tempo precisa. Ripeto, quasi nessuno ormai usa questo tipo di categorie, movimenti di macchine, queste cose qua, però proprio se mi viene. La stessa espressione si può usare invece che una panoramica, no? Per esempio lo sguardo di Mario avvolse tutta la stanza. Abbiamo dato comunque con le parole, in modo quindi evocativo, il senso della panoramica. Oppure appunto quando non abbiamo altre possibilità scriviamo la macchina da presa, eccetera, eccetera, la MDP. La sceneggiatura per il regista è fondamentale, se no il regista diventa una specie di esecutore testamentario, di notaio, non so, invece il regista deve sapere che cosa è lo svolgimento del racconto, deve vivere, deve prepararlo lui. No, io preferisco non partecipare, nel senso che è ovvio che parlo con gli sceneggiatori, che qualche ideuzza la do anch'io, che qualche scena la racconto, eccetera, però in generale preferisco non partecipare e comunque anche quando partecipo non firmare, perché secondo me sono due cose completamente diverse. Un conto è scrivere, saper scrivere, un conto è saper girare, e secondo me uno dei mali grossi dell'Italia è che spesso si confondono le due posizioni. Le interviste a Giovanni Ferrara e Antonello Grimaldi sono state realizzate a Carloforte all'interno del Mediterraneo Film Festival. Adesso alcune notizie. Intanto la creazione di un sito www.cinemecum.it, una vera e propria guida interattiva sul cinema in Sardegna, curato dall'Associazione Cagliari in Cortometraggio per il Comune di Cagliari. Un primo passo verso la realizzazione di un vero e proprio sportello di servizi sul cinema. Abbiamo giusto il tempo per segnalarvi che il 17 dicembre al Teatro delle Saline di Cagliari si terrà Cinemare, una rassegna di corti sulle isole del Mediterraneo, con l'intento di creare un festival delle isole con Cagliari al centro di un arcipelago ideale. Quella del 17 dicembre inoltre è un'occasione per vedere i corti realizzati da Circus con i protagonisti del cinema italiano. L'appuntamento è per la prossima settimana, sempre su Cinemare, ci occuperemo di regia.